Iorio, politico di lungo corso, da tanti anni nella politica, i motivi, diciamo, del nostro sviluppo con Abruzzo e Molise e con anche il nostro sviluppo sono più o meno simili, legati da tanti anni alla Cassa del Mezzogiorno. Lei che ha scoperto un estero anche al Parlamento, direttore, lei che vive costantemente la politica con le sue contraddizioni, qual è l'importanza che attribuisce a questo progetto, le aspettative del ministro? Intanto lo ringrazio per questa occasione, ringrazio i nostri abruzzesi, Pascale, per questo invito, il presidente Barraniero. Credo così, che di dover in qualche modo continuare il discorso che faceva molto bene Mario Baldassarre sull'importanza della discussione di oggi e sulle prospettive che sono di fronte a noi. E proprio perché politico di lungo corso non voglio riprendere peraltro la storia dello sviluppo dell'Adriatico, del corridoio adriatico, che insomma ormai è negli annali della politica con tante sottolineature, tante speranze. Ricordo che all'inizio non si capiva come era un corridoio perché c'era il mare in mezzo, poi si parte in mare, che è proprio il mare. E devo dire che trovo molto interessante lo sviluppo di un discorso di cooperazione forte, sinergica tra Marche, Abruzzo e Molise su progetti specifici individuali sui quali è necessario naturalmente fare massa critica, cercare di portare avanti le iniziative proprio per tutte le ragioni che non voglio ripetere, che sono la base di queste considerazioni. Noi come Molise abbiamo lungamente atteso che questo famoso corridoio adriatico significasse qualcosa per lo sviluppo, però abbiamo potuto assistere ad anni di discussione, di approfondimenti, ma insomma anche ad anni punti di distrazione rispetto a questo problema, e credo quindi che valga la pena di riprenderlo anche in una logica europea che veniva sottolineata molto bene da Mario prima. La logica europea che finora in qualche modo ha guardato a Nord Europa, l'Europa che deve aver fatto che non è ancora gli Stati Uniti d'Europa, ma nella logica dei processi dello sviluppo ha privilegiato sicuramente i corridoi nordici e lo sviluppo del Nord Europa. Io ricordo di essere stato colpito in maniera, diciamo, piuttosto notevole, proprio in un'occasione di confronto sulle prospettive dei trasporti in Europa organizzata dalle Camere di Commercio Europee a Bruxelles, quando nella presentazione del quadro della prospettiva di 20 anni a 50 anni si facevano proiezioni tecniche sul processo dello sviluppo trasportistico dell'Europa, e sostanzialmente si disegnava un'ellissi dentro la quale era esclusa gran parte dell'Italia, se non tutta l'Italia. Ed era il problema che abbiamo avuto di fronte, che dobbiamo dire è stato anche un problema, che è anche un problema che abbiamo oggi. E quindi credo davvero che in questo senso il nostro paese deve darsi in qualche modo, deve dare molto ma molto più attenzione questo problema dello sviluppo dell'Adriatico e del Mediterraneo. E insieme a te, Gianni, sai che stiamo lavorando, abbiamo lavorato molto in questi anni anche per il discorso dell'Euroregione Adriatica, che abbiamo voluto in qualche modo portare avanti proprio nell'ottica del legame che deve esserci tra le due sponde dell'Adriatico. L'Euroregione è, diciamo, comincia ad essere una struttura abbastanza stabile di rapporti, non solo istituzionali e politici, ma anche di imprese, di università,
dei rapporti culturali che abbiamo in qualche modo sollecitato, è già passato qualche anno, ma i primi risultati di questa facilità di colloquio, in qualche modo qualche risultato lo hanno dato. Io ho avuto l'occasione di assistere, questa è una nota più di colore, delle politiche economiche, ho avuto la possibilità di assistere ad un evento storico, diciamo, celebrativo, culturale, della navigazione a remi tra la Croazia e Molise, che ripeteva la migrazione di 500 anni fa, quando si insediarono sulle coste molisane i croati e gli albanesi, per la verità. E ho detto in quell'occasione che loro l'hanno ripetuta con una piccola imbarcazione, come c'erano una sola vedendo, e hanno fatto a remi questo tragitto. Io ero di polizia, non riuscivo ancora ad avviare una nave per raggiungere le coste croate, per, tra le tante difficoltà e i tanti problemi che abbiamo per fare questo percorso. Quindi mi ha fatto piacere anche la sottolineatura rispetto all'aereo rinnovabile di tanti anni fa e alle insufficienze che ancora oggi abbiamo su questo sistema di comunicazione. Io su questo aspetto vorrei insistere. Io credo che valga la pena di puntare rispetto ai progetti che ho già ascoltato, che andrebbero decisi, valga la pena di puntare in maniera molto più consistente anche sulla possibilità del trasporto marittimo tra le due coste, perché credo che sia una soluzione che sicuramente può essere anche agevole, e lì la collaborazione e la cooperazione probabilmente potranno darci dei risultati anche insperati oggi per tutte le prospettive che ci sono. Quindi una politica dell'Adriatico è sicuramente una politica che deve essere messa al centro dell'attenzione, e credo che valga la pena di coinvolgere in questo ragionamento anche il resto della politica italiana, altrimenti abbiamo il rischio serio che le problematiche legate ai grandi flussi trasportistici possono addirittura saltare il centro meridione d'Italia e collegare il nord con il sud dell'Europa. Questo per noi sarebbe, io credo, un danno enorme. Ecco perché conto molto sulla ripresa di attività anche sui prossimi appuntamenti che abbiamo, e credo che questa è una strada comunque da perseguire, anche perché in tema di macro regioni europee le macro regioni che interessano più stati hanno, diciamo, anche una prospettiva di maggiore possibilità di essere in qualche modo individuate. Si è fatto l'esempio del nord Europa, ma c'è anche la macro regione del Danubio che si sta facendo avanti, e questo fa pensare che se la seconda macro regione finanziata o autorizzata dalla Commissione Europea diventa il Danubio, si può completare quell'ipotesi di esclusione, diciamo, di un'altra parte del nostro paese. Per cui l'attenzione deve essere al massimo livello, e io credo che dovremmo impegnarci proprio in questo periodo. All'interno del discorso della regione Adriatica, intesa come macro regione europea, il rapporto Abruzzo, Marche e Molise sicuramente darà una spinta in più, perché può diventare il fulcro e il centro degli interessi anche dal punto di vista territoriale. Sarebbe il centro, il baricentro di questo processo, che io credo noi dovremmo portare avanti con il massimo della decisione possibile. Ricordavo quando il senatore Baldassare ha sottolineato l'importanza del suo impegno per il quadrilatero famoso, che è stato un riferimento, diciamo, al centro delle discussioni di molte modello dell'Unione Europea, ma io lo ringrazio perché fu proprio quel modello che mi consentì di pensare all'autostrada Termoli-San Vittore, cioè all'autostrada del Sole, il Reno-Adriatica, che
all'epoca fu costruita, ricordo, su un progetto di fattibilità che basava proprio la sua realizzazione attraverso un processo di valorizzazione del territorio, che diventava un processo economico che sopperiva anche ad alcune insufficienze, diciamo, di autofinanziamento, che poteva essere il semplice calcolo del traffico rispetto a quello che poteva essere la valorizzazione dei territori. Da allora è passato un po' di tempo, oggi sono soddisfatto perché l'ANAS ha già appaltato i lavori dell'autostrada Termoli-San Vittore, abbiamo già un soggetto individuato e spero che entro pochi mesi il CIP possa finanziarlo, perché nei documenti di programmazione delle infrastrutture è già previsto il finanziamento, e questo per noi significa sicuramente aprire la strada ad una grande opportunità di sviluppo e di collegamenti di cui Molise necessita, insomma, per cercare di rompere l'isolamento, perché la nostra regione ha un solo canale di comunicazione che è già, diciamo, abbastanza difficoltoso, che è appunto proprio le due corsie dell'Adriatica e anche delle ferrovie, con l'unica eccezione che per Molise i binari da due diventano uno solo, poi diventano due solo forse più a valle. Anche questo è un altro problema. Io credo quindi in questa iniziativa, soprattutto se prendiamo l'impegno e cominciamo a ragionare sui progetti che possiamo condividere all'interno di questo quadro, e se in qualche modo da questa analisi ce ne sono tante, si possano stabilire anche delle priorità. Non vale la pena in qualche modo enfatizzare né le differenze né sottolineare le problematiche dell'autonomia. Oggi, in epoca di federalismo fiscale, di federalismo fiscale, comunque di federalismo, in qualche modo abbiamo il dovere di guardare a uno sviluppo complessivo, insomma, dei territori, che non può essere visto individualmente da ciascuno. E le ragioni storiche che sono state sottolineate sulla la marca Adriatica valgono per il Molise, come valgono per le Marche, e valgono naturalmente per l'Abruzzo, in questo senso. E forse anche giustamente vuole anche qui un ruolo di assoluta responsabilità per essere a sua volta al centro di questo processo, che io credo vada spinto e realizzato. Ho letto nell'invito, sostanzialmente molto condiviso, la priorità da dare all'individuazione del progetto e alla governance dei progetti. Abbiamo la possibilità giuridica di poterli realizzare indipendentemente dall'autonomia istituzionale delle singole regioni, e credo soprattutto sulla opportunità di non perdere tempo. Non ci sono processi lunghi di fronte a noi, ci sono traguardi che possiamo raggiungere. Mi pare che già questa sera sono venute indicazioni e linee di indirizzo che possono essere sicuramente approfondite, e io penso che questi 3 milioni di abitanti possano farsi sentire rispetto a quello che abbiamo sottolineato questa sera, così come spero che si possano far sentire anche i 20 milioni di abitanti che sono quelli dell'Euroregione Adriatica, tra questa e l'altra sponda. Se saremo in grado di fare questo, avremo fatto un grande passo in avanti, soprattutto avremo anche avuto l'opportunità di cogliere l'occasione ora che c'è, perché sono convinto, come diceva prima il senatore Baldassarri, che i tempi sono diventati velocissimi, perdere l'occasione significa non poterla più riprendere, e si rischia davvero di avere grandi responsabilità
se non abbiamo la capacità di muoverci, di realizzare i nostri obiettivi e di farci sentire soprattutto nel panorama italiano ed europeo. Grazie. Adesso passo la parola al nostro presidente, che invece è una star, perché non è un politico lungo corso, ma ha stracciato ogni traguardo negli ultimi anni, da sindaco. Ah, mi sono consigliato di vedere due cose come avrei dovuto affrontare. Comunque io dico, forse meglio questo se mi consentirà. Allora, io intanto ringrazio per questa occasione, perché è un'occasione direi utile, molto utile, di riflessione, e soprattutto finalmente riusciamo anche ad affrontare temi che vanno al di là della contingente, delle emergenze, delle difficoltà che pure sono state conseguenti a un momento storico del tutto particolare, non solo per la nostra regione ma per il nostro paese. Quindi è un argomento che, come posso dire, ne parliamo con il senatore Baldassarri dal 2004, io nel 2004 la sindaco di Teramo, nel 2004 la prima cosa che furono due gli interventi sui quali proposi come strategie, ovviamente essendo il sindaco di Teramo, una città capoluogo, non il presidente della regione Abruzzo né altre cose, e se noi abbiamo la necessità assoluta di cominciare a ragionare su un'area un po' più vasta, e poi diremo perché, e naturalmente l'interlocutore immediato, veloce, fu il discorso di lavorare con Ascoli, e su questo facemmo diversi tipi di incontri, anche io spesso invitato in nelle Marche, per proprio sostenere questa che allora veniva definita una macro provincia, ma insomma la realtà qual era? Che cosa ci muoveva su questa cosa? Ci muoveva il fatto che ormai da anni, direi da anni, a parte gli economisti, ma insomma ecco, come il senatore Baldassarri, sono, diciamo così, sempre più, si pronunciano sempre più sul fatto che oggi percorsi reali di sviluppo stabili, di sviluppo, di crescita economica e di sviluppo, sono due cose diverse, ma insomma la prima assolutamente necessaria, di crescita economica, non si possono più, diciamo così, perseguire come si perseguivano più nel passato, cioè devono essere necessariamente, richiedono una programmazione su aree molto più vaste, con una rete di attori locali ed extralocali molto più ampia del passato, e quindi con una serie di diciamo così, anche di alleanze che diventano fondamentali, visto che il nostro sistema, il nostro paese non facilita questo tipo di... perché l'architettura istituzionale è un'architettura istituzionale ancora, diciamo, in qualche maniera ferma ad una, un periodo storico che ovviamente non è più quello che esisteva nel momento in cui fu pensato. Cioè, io faccio un esempio sempre del Molise, perché sono proprietà molisana, cioè mia madre è molisana, quindi io sono un Abruzzo molisano, un molisano abruzzese. Ma insomma, oggi ci troviamo di fronte a una regione, il Molise, che ha 320.000 abitanti, c'ha 130 comuni, credo, due province, 136 comuni, due province. Voi immaginate, voi che siete esperti del rum Queaci e non magari di quelli che sono meramente le teorie, che cosa significa sul piano dell'efficienza gestionale una situazione di questo genere. E questo vale per tante regioni italiane, andremo di fronte a un federalismo che vedrà giocare questa nuova, diciamo così, questo cambiamento epocale su regioni che hanno 9 milioni di abitanti, regioni che hanno 300.000 abitanti, su un paese che alle regioni che sono le più ricche d'Europa, il nord, e le regioni che sono le più povere d'Europa, il sud dell'Italia. Quindi un meccanismo, un frazionamento incredibile da parte dei comuni, il paese degli 8.000, dei maggiori comuni, l'80% e il 70% dei comuni sotto i 5.000 abitanti, ricchezza culturale, tutto quello che volete, ma dal punto di vista gestionale è un dramma. E questo dramma è una questione la quale, ecco, la nostra architettura istituzionale non da, in qualche maniera non ci facilita, e quindi la rete di alleanze, quello che, a cui faceva riferimento poco fa il senatore Baldassarri. Ora, però questo non si persegue, è inutile che dico le cose che sono state già in qualche maniera dette, cerco di aggiungere qualche cosa, non si persegue
solamente se di questa, diciamo così, nuova visione se ne rende portatrice solamente la classe dirigente politica. La classe dirigente politica è una parte della classe dirigente, e dopo farò alcuni esempi che dimostrano come la classe dirigente politica, un po' per colpe proprie, ma soprattutto perché poi la classe dirigente politica spesso rinuncia al ruolo di leadership per diventare invece in qualche maniera portatrice di sollecitazioni che arrivano da destra a manca e che in qualche maniera mira a compiacere, cioè non svolge una funzione di leadership, di visione, di imporla in qualche maniera o comunque di perseguirla con determinazione, ma farsi diciamo, in qualche maniera portatore di quelle che sono le soddisfazioni che arrivano nella malcelata intenzione di acquisire così del consenso elettorale. Ma dicevo, questo deve essere un percorso che fa la classe dirigente allargata, cioè la classe dirigente sono gli imprenditori, quello che stanno facendo. In Abruzzo questo è accaduto, ma non solo in Abruzzo, perché io i primi incontri che facevo li facevo con la Confindustria di Ascoli Piceno. Mi ricordo quando ero sindaco di Teramo, facevamo una sera, tra l'altro anche a cena, ci incontrammo proprio per ragionare su questi temi qui. E quindi il fatto che la classe dirigente comunque stia cominciando ad avere un approccio molto più pragmatico, perché poi spiegheremo perché è pragmatico, perché non è teoria questa è pratica, insomma è buon governo e possibilità di realizzare il buon governo, è assolutamente essenziale. Questo vale per, perché dico questo? Perché in fin dei conti una sorta di marca adriatica, adesso noi parliamo dell'Abruzzo, del Molise e anche delle, e ovviamente delle Marche, ma lo stesso potrebbe essere per altri territori, che guardate che per essere, quali sono le possibilità che concederebbe di più? È troppo banale dire che acquisiremo peso politico, ma peso politico significa poi essere presenti sui tavoli dove si determinano diciamo delle scelte importanti, che sono quelle scelte dove tradizionalmente purtroppo l'Abruzzo non c'è stato, inutile a dire, e credo nemmeno il Molise probabilmente, o meglio non c'è stato con la forza che avrebbe dovuto avere. E va perché la nostra dimensione è una dimensione che voi potete immaginare. Bene, detto questo, queste grandi scelte si fanno su tavoli che sono, non sono quelli regionali, ma solo regionali. E qui c'è bisogno quindi di un vantaggio pragmatico che può derivare da un'alleanza di questo genere. Lo stesso vale per quanto riguarda l'aspetto gestionale. Cioè, è inutile, basta, non dobbiamo dirlo una volta per tutte, che la frammentazione è un dramma da un punto di vista di gestione, di utilizzo al migliore delle risorse che i cittadini ci mettono a disposizione. Dobbiamo dirlo. E il fatto di non raggiungere l'economia di scala volontariamente molto spesso, io c'ho un caso ultimo della gara centralizzata per l'acquisto dei farmaci. In Abruzzo non si acquistavano i farmaci in maniera centralizzata, ognuno faceva quello che gli pareva, ogni ospedale faceva quello che gli pareva, le spinte delle varie cose. Allora, basta centralizzare resistenze fino all'ultimo secondo dell'ultimo momento del tavolo stava per scadere il momento, diciamo, il tempo necessario per fare questa gara attraverso la Consip. Bene, per arrivare a questo è sembrato che abbiamo dovuto scalare le montagne, resistere, una cosa che solo questo ci permetterà di tornare ai 10 milioni di euro, solo questo, senza nessun tipo di altra alchimia se non un'economia. Ma lo stesso vale per quanto riguarda, c'è un altro degli argomenti per cui lo stavo segnando, corregge un vizio della politica. Signori, uno dei vizi della politica, almeno per chi, ecco, mi sono stato definito come quello che dalla politica non è che arriva con una storia molto lunga, ma uno dei vizi della politica è quello di aver sempre pensato senza una visione e soprattutto concentrandosi su quelle che possono essere le realizzazioni a breve termine. Perché a breve termine? Il maledetto ciclo elettorale. Il ciclo elettorale che in qualche maniera ti porta non a intraprendere quei progetti, magari infrastrutturali, ambiziosi, che richiedono un grandissimo lavorio da un punto di vista, prima ancora che si arrivi alla parte realizzativa, e poi parleremo magari di quello del terzo del triangolo, sul quale sono, da diversi anni ci stanno lavorando, ma è un lavoro immane, che magari non si conosce e che dal quale il politico o chi fa politica non trae nessun beneficio in termini di consenso, perché non si ha la sensazione che realizzi alcunché, e invece bisogna fare quelle cose che si realizzano
nei 5 anni del durata del mandato elettorale, e questo ha portato molti sindaci, ma non solo sindaci, a fare con un sacco di arredo urbano un po' di verde, perché erano in marciapiedi, perché queste erano le cose che poi si sarebbero, che i cittadini avrebbero visto gli elettori nel corso dei 5 anni. Questo ragionare. Mille rotonde invece che erano i saputi. Beh certo, perché poi non sei tu, magari parti tu e la realizzerà chi verrà dopo di te o due dopo 10 anni che sei. Allora questo è un vizio della politica, che noi quando non mi occupavo della politica mi sembrava esaltante, evidentissimo, e questa è una delle questioni per cui riteniamo che questa soluzione possa invece spingere inevitabilmente le classi dirigenti a confrontarsi su temi che devono essere ovviamente di strategici in termini di possibile diciamo fatto di sviluppo. Che la Bruzza abbia perso le occasioni, ha perso le occasioni. Quando si parlava di corridoi adriatici, di corridoi, la Bruzza non c'era nel paese nostro. Quando nel 91 si parlava dei corridoi paneuropei, dove stavamo? Dove stavamo? Oggi diciamo non abbiamo certe cose, non abbiamo l'alta velocità. Dove stavamo quando si prendevano le decisioni? Mica adesso si stanno realizzando i cantieri, ma le decisioni risalgono tanti anni fa. E in quelle occasioni che bisognava essere, cioè con quelle cose che dico del vizio della politica, non era una cosa immediata. Quindi la marca adriatica, ottima, diciamo, ottimo tema di lavoro, ottima strategia di alleanze e di perseguimento di obiettivi strategici, non ha bisogno, come noi sappiamo, di nessun tipo di legge, di architettura istituzionale rinnovata, ha bisogno però di progetti, ha bisogno di idee e di progetti. E queste cose vanno avanti. Se non vogliamo rimanere sul piano del parola liberismo, che è una caratteristica tipica della politica, cioè parlare di grandi temi senza fare un passo avanti, ma solamente evocandoli come scenari, come ipotesi, come visioni magari utopiche, come visioni che possono invece farne dei progetti. E beh, i progetti si devono fare. Ora, quello che voglio dire è che su questo noi ci siamo già misurati con queste regioni e con certe situazioni abbiamo visto quella che è stata la straordinaria risposta non delle regioni, ma ovviamente dei risultati che ci aspettavamo. Faccio l'ultimo, uno degli esempi. Qualche tempo fa a Pescara, Michele e Spacca, insieme a 9 province, quindi le 3 regioni più 9 province, abbiamo siglato un accordo molto importante per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, viario, e soprattutto per quanto riguarda la pedemontana, che interessa le nostre 3 regioni. E questo accordo non è rimasto lettera morta, se è vero come è vero, che è quello che ci farà inserire insieme alla progettazione, per chi l'ha portata a un livello, diciamo così, di fattibilità, ce la fa inserire negli atti programmatori fondamentali da parte del governo nazionale. E l'unica cosa che probabilmente riusciremo nel brevissimo termine, brevissimo sempre di tipo infrastrutturale, quindi capite bene, che riusciremo in qualche maniera a portare avanti. Abbiamo perso un'occasione, per esempio, quella dei pass. Cioè anche qui, ogni regione si è fatti i propri passi, si è fatti i propri festi dicendo bene, noi utilizziamo, addirittura quando, non voglio adesso, qui ci sono rappresentanti di 3 parti politiche, quindi mi astengo dalla cosa, ma i passi non sono spezzativi. Tra i passi c'era cioè, stato dato una soluzione con ogni singolo comune, cioè tutto a quel comune, tutto a quell'altro, stiamo scherzando. I FAS devono essere l'occasione per recuperare i ritardi infrastrutturali. Dei ritardi infrastrutturali nei limiti in cui possono essere utilizzati i FAS, ma soprattutto dovevano essere messi in relazione con quelli che erano i FAS delle regioni limitrofe. Noi siamo arrivati tardi perché avevamo un ritardo enorme di programmazione e quindi dopo è stato difficile cercare di metterli in qualche maniera, ma lo stesso è stato per i TESA. Non stiamo ripetendo lo stesso errore per quanto riguarda il sistema ferroviario. Qualche giorno fa, 15 giorni fa, tutte le regioni, ma soprattutto le regioni centrali, abbiamo voluto una programmazione, diciamo così, in qualche maniera condivisa, che è stata presentata al Ministro delle Infrastrutture con ovviamente anche al responsabile del Ferrovie dello Stato, adesso mi chiama Moretti, sì, no, Moretti certamente. Ma la cosa più importante che io vi dico già che terminiamo, perché non è solamente sul campo infrastrutturale, le nostre collaborazioni devono essere su altri settori.
Uno è l'energia, e sull'energia, a parte le valutazioni che dovremo fare da un punto di vista anche di contributo alle scelte nazionali, perché noi rappresentiamo i nostri territori, rappresentiamo i nostri cittadini e magari rappresenteremo una masca adriatica, ma a parte questo, noi stiamo portando avanti insieme al Molise, insieme alle Marche, proprio un progetto che è stato autofinanziato, che è Powered, che è un progetto che mette la Regione Abruzzo, e la Regione Molise e la Regione Marche su una questione molto importante, cioè l'utilizzo del mare per quanto riguarda lo sfruttamento del mare per quanto riguarda la produzione di energia eolica. Uno studio molto importante di cui noi ci siamo fatti in qualche maniera, diciamo, abbiamo proposto e abbiamo avuto, ecco, l'alleanza molto forte delle regioni di cui stiamo parlando, sui quali cercheremo di lavorare. Ma gli accordi fatti, per esempio, per quanto riguarda l'economia, l'accordo di programma quadro che c'è per la Val di Brata e le Basse Marche, è una cosa che sta tra l'altro dotandosi anche di fondi, e quindi diciamo che possono essere, abbiamo visto che quando si ragiona insieme si raggiungono degli obiettivi che altrimenti non sono possibili. Quell'accordo sulla pelletteria, l'accordo che c'è una pelletteria delle Marche che produce le scarpe, noi abbiamo una pelletteria di base, su questi discorsi possiamo, su tante cose, ma nessuno ha mai parlato di servizi, eppure il 60% quasi del nostro PIL deriva dai servizi, e noi abbiamo dei servizi che devono essere in qualche maniera rientrare in questa ottica di ragionamento macro regionale, comunque della Marche, che sono la sanità. Ma insomma, voglio dire, una delle questioni principali delle nostre regioni e dei nostri cittadini è la sanità, e su questo non collaboriamo. Anzi, abbiamo dei contenziosi aperti. Anzi, lo dico subito, con le Marche c'è una situazione di grossa conflittualità. Ma se vogliamo andare avanti su un discorso di questo genere, è possibile che non dobbiamo rimuovere quelle situazioni che riguardano gli accordi di mobilità extraregionale, che sono comunque richiesti nel patto per la salute come invito alle regioni di collaborare? Beh, allora se proprio dobbiamo ragionare che la Marca può andare bene per certe cose e non per altre, va bene, no. Per carità, il percorso è talmente importante, è talmente significativa, talmente potremmo trarne tutti un vantaggio, che non è che si fanno certamente certe cose poi vanno limate, così come con i rifiuti. Un altro settore sui quali ritengo che bisogna presto iniziare un discorso, ma già lo stiamo facendo, sia col Molise che con le Marche, appunto per quanto riguarda i rifiuti, che tra l'altro aspettiamo le elezioni, speriamo che arrivano presto, così potremo definire anche delle strategie che magari possono presentare anche un rischio di impopolarità, ma sono necessarie e sono assolutamente auspicabili, che una classe dirigente deve anche saper affrontare l'impopolarità. L'impopolarità all'inizio, la protesta puntuale, che non è il giudizio che i cittadini danno dell'operato dell'amministratore, sulla burocratizzazione, sulle politiche fiscali, anche le politiche fiscali, credo che dovremo in qualche maniera metterci a ragionare insieme. E poi un pallino che riguarda il sistema educativo, questo, insomma, probabilmente stiamo lavorando più con Lombardia in questo momento su alcune idee progettuali, ma ovviamente appena saranno possibili cercheremo di riferire insieme per quanto riguarda. Insomma, tutto il contrario del localismo esasperato, del cortilismo, come l'ha definito Baldassarri, che è quello che ha contraddistinto e ancora contraddistingue la Regione Abruzzo. Non so se per le altre se le Marche hanno cominciato a superare questo fardello incredibile. Anche io vedo da parte di coloro che hanno responsabilità di governo, io dico coloro che hanno responsabilità di governo sono ovviamente gli eletti che hanno determinati ruoli, ma anche coloro che per un motivo o per un altro hanno voce in capitolo e che possono influire su quelli che sono magari i sentimenti o sensazioni dell'opinione pubblica, e perciò stesso diventano in qualche maniera parte della classe dirigente. Ma anche qui vedo dei segnali contraddittori. Vedo i segnali contraddittori dei partiti, che pure dovrebbero ambire a svolgere una funzione di, diciamo così, in questo senso, no? Politica con la P maiuscola. Vedo segnali contraddittori dal mondo degli imprenditori. Se da un lato
vedo sostenere fortemente, per esempio, come vedo con piacere, interventi della Confindustria su temi come per esempio il sistema universitario regionale, o per quanto riguarda per esempio la questione della proposizione della marca sulla quale voi state lavorando, però poi vedo degli arresti incredibili quando si tocca di affrontare il sistema sanitario. E questo non va bene, perché la logica è quella di ragionare in modo tale da contribuire a un percorso che eviti localismo. Il localismo è, ma quando dico localismo forse esagero, non dico male, dico campanilismo, perché il campanilismo è è la scusa dietro cui si nascondono le classi dirigenti locali incapaci di portare avanti i reali percorsi di sviluppo per mantenere dei ruoli di governo delle micro situazioni che si determinano. Io dico sempre di rendita, io dico sempre che il potere, per quanto piccolo, è un pizzico di potere, è meglio che niente. Allora vedete che sono questi i ragionamenti e i cabotaggi alcune volte delle questioni in Abruzzo. E se poi si inserisce il discorso del nuovo federalismo, ma non lo dico, come posso dire, il discorso sarebbe uguale se non avessimo di fronte alla prospettiva del federalismo, cioè questa è di per sé stessa una strategia vincente e su questo non c'è un bel dubbio, ma se ci andremo ci troveremo a governare una dinamica federalista che è difficile, perché se voi immaginate che questo paese, io dico sempre, fatto 100 il pro capite medio dell'Unione Europea allargata, cioè dei paesi dell'Unione Europea, noi ci troveremo con delle regioni del nord che hanno 125 il PIL pro capite, delle regioni del sud che hanno 69, quindi le più ricche e le più povere d'Europa. Sarà un percorso difficile da gestire, soprattutto che quando si parla di federalismo solidale anche là dobbiamo sì tutto quello che volete, ma purché ci siano tutti gli sforzi per avere le carte, regole, i conti in ordine, se no è troppo facile parlare di federalismo solidale se dopo non lo sei, se non fai lo sforzo ad avere le carte in regola e i conti in ordine soprattutto, non puoi pensare che tutti siano, no? Ma voglio dire, vedo anche un rischio, a parte la gestione complessa, ma rispetto a questi processi, che in qualche maniera il nuovo scenario dell'economia mondiale, ma non solo dell'economia, ci pone, vedo anche il rischio di un regionalismo di maniera, di un regionalismo identitario chiuso che è funzionale a stimolare nuove passioni nel momento in cui queste passioni dell'elettorato non ci sono più. Ritornare ad un localismo che su scala maggiore, ma sempre insufficiente rispetto a quelli che invece sono i processi che noi dobbiamo costruire. E quindi magari, insomma, e poi la ragione Baldassarre, dove si misurerà la nostra capacità, la vostra capacità, e qui gran parte classe dirigente, di non lasciare questo argomento nella nebbia della politica politicante, quella che viene definita politica politicante, cioè se ne parla dell'argomento ma non si fa niente. Quando bisognerà prendere decisioni, 6 università, 6 porti. Ok, affrontiamo questo tema e poi magicamente finisce la mappa adriatica. Quale scelta? 60 sedi universitarie, ma direi non so quanti ospedali, quando ne abbiamo 35 solo in Abruzzo e avremo una popolazione di 3 milioni di abitanti, e non so adesso quanti ospedali c'è le Marche, quanti ospedali c'è Molise, come sono dislocati. Allora, tutta una serie di questioni sui quali non possiamo approfondire perché l'argomento è interessantissimo. L'ospedale è quello che cura, non quello dove sono i medici. Soprattutto ci sono più primari che in Emilia Romagna, in Abruzzo. Ci sarà anche un motivo per cui abbiamo costruito un modello di questo genere, così razionale, così assurdo, così costoso. Ci sarà un motivo per cui è stato costruito così, no? Bene, quindi su questo io credo che bisogna lavorare, e su questo si misurerà molto della capacità di leadership da parte delle classi dirigenti. Ma classi dirigenti che non dovranno tentennare, dovranno essere determinate, dovranno essere
in qualche maniera lungimiranti, avere una visione di medio-lungo periodo, sapere che certe cose, se sono necessarie, giuste, e se sono in qualche maniera meglio, il meglio che si deve affrontare anche il problema evidenziale. Questo oggi è il compito di una classe dirigente, secondo me. Detto questo, mi ricordo una cosa, nel 2004, il secondo intervento che feci dopo la questione relativa alla macro provincia riguardava proprio il triangolo, l'ipotenusa del triangolo. Allora parlavamo di Teramo Pedaso, parlavamo di un'operazione che era possibile realizzare attraverso, almeno in parte, attraverso il contributo così, del privato, insomma, che in qualche maniera avrebbe potuto valutare. Bene, come proposi questa cosa, Ministero? Quindi, come uscì sui giornali, ci fu la... Allora mi ricordo il ministro Gasperi che uscì, pensavo che uscisse il ministro Gasperi, rispondesse a un sindaco di Teramo, appena eletto, un sindacuccio, insomma, diciamo almeno, insomma, sindaco in una città più piccola d'Italia, non so, voglio dire. Facevo semplicemente un po' di understatement britannico, come si chiama? Era understatement britannico. E assolutamente vendetario, questa si levò un vespaio di situazioni che evidentemente capì solamente dopo riguardavano chi aveva proposto queste cose, non la bontà dell'opera di per se stessa. Purtroppo allora avevo un ruolo molto meno utile in questo senso. Adesso anche su questo bisognerà riprendere e misurarsi. Io ringrazio il senatore Baldassarre, ringrazio Michele Iorio, un carissimo amico, sarà colui che si occuperà della macro regione adriatica e sarà soprattutto colui che vorrà in qualche maniera far sì, poi parliamo sempre di Balcani, per me continuiamo pure a parlare di Balcani, i Balcani ormai siamo in ritardo, sono arrivati i tedeschi, no? Però in qualche maniera ci dovremo continuare a lavorare, l'Ungheresi, noi dobbiamo pensare, e io insisto su questo, che c'è un territorio che sarebbe la sponda nord, la sponda sud del Mediterraneo rispetto a noi, che va dalla Turchia al Marocco, che sono anni che cresce al 4,5% di incremento anno di PIL, che tra qualche tempo, tra 20 anni, avrà 325 milioni di abitanti, tutti giovani, mentre noi saremo tutti vecchi, o comunque con un'età molto più avanzata, ci sarà un eccezionale dinamismo rispetto a quella che invece sarà la nostra, ed è a 3 ore di volo, sarà una piccola Cina per, se sapremo coglierla, non la Cina che dobbiamo andare lì, la lingua, le difficoltà per i nostri imprenditori che sono anche piccoli imprenditori, noi avremo a 3 ore di volo una piccola Cina che deve essere in qualche maniera, secondo me, studiato attentamente, intessuto una serie di relazioni, stretto alleanze, quindi un lavoro che richiederà, secondo me, un impegno lungimirante che non darà risultati nel breve termine, nel brevissimo termine, ma che una classe dirigente non può, lasciamo dire, no? Rinunciare di affrontare. Faccio i migliori auguri a Michele Rovere, perché se ne occuperà lui in prima persona di questa scommessa che si starà facendo. Ringrazio la Confindustria per aver organizzato questa occasione e soprattutto per aver in qualche maniera svolto un'azione culturale che dovrebbe far uscire l'Abruzzo da quella arretratezza, diciamo così, politica e culturale che l'ha contraddistinto per diversi anni. Grazie. Intervento, innanzitutto lo ringrazio della sua presenza. Governatore, solamente una precisazione, innanzitutto anche l'opportunità per salutare, non funziona, l'ho in mano, ma per salutare Mario Primavera, che è vicepresidente di Confindustria. Una precisazione sulla sanità, il nostro presidente regionale Mauro Angelucci è uscito apertamente sul giornale ed attirandosi anche diverse critiche per appoggiare quella che è un'opera di razionalizzazione sul sistema sanitario, razionalizzazione non fine a se stessa ma volta a creare poli di eccellenza e l'unica strada per creare ospedali non con medici ma che curino i pazienti. Paolo Primavera, ti rubo questa parola, ma
ed, sappiamo i suoi interventi molteplici, lui da presidente di Chieti nei confronti anche dell'ASL di Chieti, della vicinanza ai due ospedali di Chieti e Pescara e dello stimolo per arrivare a una razionalizzazione. Quindi, come vedi, Confindustria, quando si tratta di prendere anche delle scelte impopolari, non si tira indietro, se ne condivide logicamente. Poi la sfida a noi presidenti è anche di far capire alla base associativa quando ci saranno delle scelte più difficili, io condivido porti, aeroporti, piuttosto che interporti, far capire ai nostri imprenditori le scelte che dovremmo prendere per appoggiare la classe politica che avrà il coraggio di prendere, indipendentemente che si tratti del centro-sinistra oppure del centro-destra. Ma questo noi lo faremo capire con logiche imprenditoriali, perché è meglio avere un porto efficiente che magari si raggiunge in maniera facile e come tempi da terzo millennio, che non avere tanti porti che poi per far finire che non funziona. Quindi do la parola al professor Mauro. Sì. Io ho molto apprezzato gli interventi che ci sono stati, volevo semplicemente fare in maniera davvero rapida una piccolissima riflessione. Ora, l'Unione Europea definisce più o meno le macro regioni come luogo di scambio e di governance tra